Allora, parleremo ancora, adesso vediamo se abbiamo il tempo a disposizione, ma non temo di no, relativamente a questa legge di bilancio, intanto magari matura qualche cosa. Rosanna, insomma, il 25, se non sbaglio, c'è una giornata che ricorda la violenza alle donne. Voi, come Sì, delegazione donne dello come SPCGL, vi siete coordinamento prodigati donne. sempre, avete organizzato diversi momenti di incontro, li vogliamo ricordare e io chiedo anche della regia adesso di preparare le locandine da far vedere dove territorialmente ci sono e anche le date. Sì, nel senso che siamo partiti già sabato scorso con un'iniziativa a Oderzo, in una scuola, ed è stata veramente un'iniziativa molto bella, perché parlare di violenza sulle donne con degli adolescenti, diciamo, no? Con le prime classi delle scuole superiori, è un fatto molto importante, perché Ah, è a sì. quell'età, insomma, no? Che si formano anche i pregiudizi e ruoli, no, di identitari Certo. per quando si è adulti. Ed è stato bello perché i ragazzi hanno preparato per l'occasione proprio delle piccole performance sui rapporti di coppia più conflittuali, no? Sulle dinamiche di coppia che maggiormente vivono loro come adolescenti, E quelle che sono più, quindi. ed è stato davvero molto, molto Quindi significativo, un insomma, plauso a molto questa iniziativa. importante. A pranzo con Però, an ecco, Emergency nella giornata mondiale contro la violenza sulle questa è donne, un'iniziativa 25 novembre. che fanno il coordinamento donne di Rovigo. Cos'è a Gambaro, Sì, a Pincara, Rovigo? Pincara, Gambaro Pincara, è un pranzo, però nell'occasione parlano, discutono e affrontano proprio il tema della violenza sulle donne. Perfetto, quindi questo è un evento del 25. Poi un altro velocemente, perché siamo in chiusura. Vabbè, poi c'è a Padova per tutta la provincia, come c'è un reading, un concerto parole e musica contro la violenza sulle donne che si terrà il giorno 21 a Cadoneghe Eccolo qua. nell'auditorium e poi ci sono varie marce che si faranno o il 24 o il 25 o nelle date là e se ne fanno a Ponte San Nicolò qua in provincia di Padova, a Ecco la marcia, Cittadella, intorno alle mura di Cittadella, sì, a scarpe rosse contro la Cittadella. violenza sulle Sono donne, tante venerdì 23. associazioni che si sono messe Insieme. insieme proprio per stigmattizzare, per portare all'attenzione, insomma, della cittadinanza il tema, che, ripeto, non è mai abbastanza quello che si può fare per contrastarlo. Altro evento? C'è qualcos'altro? Altro evento c'è, Eccolo qua. per esempio, a Verona, non ho la locandina, a Verona si Stare lontani presenterà da un libro Istanbul. e questo invece a Belluno, in cui si affronterà il tema della violenza sulle donne da vari punti di vista, anche rispetto ai minori, rispetto alle donne anziane, e sarà fatto nella sede dello SPCGL, proprio dentro la sede, per poterla aprire A alle tutti, donne, ma quindi. anche agli uomini, perché di questo tema non vorremmo continuare a parlarne soltanto noi donne, ma dovrebbe essere affrontato Tutti insieme in soprattutto modo dai maschi, perché la congiunto. violenza E la fanno loro. Ecco, una cosa che voglio sottolineare, quando parliamo di violenza alle donne, siccome siamo colpiti da dei fatti drammaticissimi che comparsi nella stampa, ma più dell'80% dei femminicidi avvengono fra le mura domestiche. lo sappiamo, questo dato di fatto va rimarcato. E quindi. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Dedicheremo ancora una puntata perché in realtà il materiale che volevamo analizzare era veramente tanto e il tempo a disposizione poi vola. Grazie a voi di aver partecipato con i vostri messaggi, scriveteci le mail, poi noi le codifichiamo, le giriamo anche ai nostri esperti. Come sempre chiamate per qualsiasi delucidazione oppure piano pensionistico le sedi che sono territoriali dello SPCGL del Veneto. Grazie ancora, arrivederci, alla prossima. Grazie.